momentino fortunatino. Allora, oggi con Gio Consiglia farò una cosa che sicuramente sarà molto utile a tutte quelle persone che giustamente hanno aspettato che la situazione sanitaria mondiale si sbloccasse un pochino per iniziare a organizzare le vacanze. E io personalmente ho già iniziato a pianificare i miei viaggetti per l'estate, anche perché farò delle esperienze per me completamente nuove, e questo però mi ha fatto pensare che magari ci sono delle persone che non sanno bene come muoversi in questo momento, dove andare, dove è più sicuro andare, magari non hanno semplicemente l'idea di dove andare, e infatti oggi io vi consiglio dei perfetti viaggiatori, dei travel blogger, anzi blogger, perché parliamo di YouTube, quindi persone che hanno dei canali che parlano prettamente di viaggi con vari scopi, varie mete, varissimi metodi per viaggiare, che appunto vi daranno sicuramente ispirazione per i vostri prossimi viaggi. Io sono gasatissima più che altro perché è un argomento che a me affascina tantissimo, vedere i video dei vlog dei viaggi mi piace tantissimo, anche perché mi dà proprio la sensazione di viaggiare insieme a queste persone, e quindi sono contentissima di portarvi questo contenuto e spero che vi sia utile. Se è così, lasciatemi un pollicino di supporto sulla fiducia e adesso iniziamo. Partiamo da il più famoso di tutti, il travel blogger Human Safari alias H. Nicolò Balini. Io lo seguo su entrambi i suoi canali, che vi lascio ovviamente in sovrimpressione, perché sono due canali diametralmente diversi per quanto riguarda il tipo di contenuto, perché su Human Safari voi vedrete più che altro un genere tipo documentario, tipo slideshow di quello che lui vede nei suoi viaggi, quindi i tratti peculiari dei paesi che ha visto Nicolò. Invece su Nicolò Balini, che è il mio preferito dei due, vedi proprio il viaggio vissuto in prima persona da Nicolò, quindi comunque con tutti i tratti simpatici, gli intoppi di viaggio, cose che succedono. Magari Nicolò fa anche dei video dove ti spiega, soprattutto in questo periodo, le modalità di viaggio per andare da una parte o dall'altra, ti dà un'idea del budget, insomma, tutte queste cose. Lui è un viaggiatore molto wild, nel senso che non si fa assolutamente nessun problema a viaggiare con lo zainetto, non è il viaggiatore per comodità, ecco, salvo che non glielo propongano. E la cosa interessante è che Nicolò fa parte anche di un tour operator che si chiama Sivola, con il quale voi potete appunto fare dei viaggi di gruppo anche insieme a lui intorno al mondo. Lui ha visitato un sacco, ma un sacco, ma un sacco di paesi nel mondo. L'anno scorso si è dedicato principalmente all'Italia e questa cosa mi ha fatto gioire, perché io adoro il nostro paese e infatti prediligo i viaggi nel nostro paese. E troverete un sacco di cibo, troverete un sacco di curiosità interessanti, di esperienze improvvisate, perché comunque sono molto reali i suoi viaggi, ecco, sono molto umani. Quindi sicuramente lui è il primo canale che vi consiglio di andare a vedere. Il secondo canale l'ho scoperto di recente, l'ho scoperto l'anno scorso, in un momento chiaramente dove i viaggi erano proprio un sogno lontanissimo, ed è The Pillow. The Pillow è gestito da Andrea, fa dei viaggi molto particolari, lui va a visitare dei paesini che hanno delle caratteristiche peculiari e sono paesini praticamente sconosciuti, e questa è una cosa bellissima, prima di tutto perché io adoro i borghi, i paesini, i posti isolati nel mondo, è una cosa stupenda. Però il primo video che ho visto suo, per esempio, è il bar dove vendono il caffè più economico di tutta Italia, che si trova in Sicilia, se non mi ricordo male. Ho visto quel video e ho detto, cavolo, fantastico! E lui praticamente ha visitato questo paesino dove c'era questo bar caratteristico, tra l'altro storico, dove il caffè, se non mi sbaglio, costava 20 centesimi o qualcosa di questo tipo, e da lì poi è diventata una droga, perché sono andata a vedermi anche i video dove c'era il paese dove si baratta, il paese dove isolato da tutto il mondo, il paese con meno abitanti di tutti, il paese dove ti pagano per vivere, insomma ce n'è veramente di ogni, ed è super interessante sia per quanto riguarda la storia italiana e del mondo, chiaramente, perché adesso lui si è concentrato sull'Italia, però ha fatto anche viaggi all'estero, chiaramente, con rubriche che andrete a vedere sicuramente sul suo canale. Una cosa interessantissima è appunto tutte queste mini documentari, in un certo senso, che fa, ed è bravissimo, quindi assolutamente anche lui da andare a vedere, perché vi ispirerà tantissimo anche solo per una gita fuori porta. Magari scoprite che uno di questi paesi è vicino a voi e vi verrà voglia di andarlo a vedere. Parliamo invece adesso di due coppie di viaggiatori, quindi adesso coppiette in cerca di un viaggio interessante, all'ascolto, mi raccomando.
Allora, i primi che vi presento sono i ragazzi di In Viaggio col Tubo, una coppia che fa principalmente viaggi all'estero, viaggi un po' wild, all'avventura, e il cui primo viaggio è stato in Australia. Mi hanno raccomandato di dire che i video dell'Australia, che sono i primi che hanno postato sul loro canale, che hanno un po' aperto il loro canale, fanno schifo, quindi andateli a vedere, ma giusto tenendo presente questa informazione. Per il resto poi chiaramente sono cresciuti, sono migliorati, adesso fanno dei video molto molto interessanti. È utilissimo perché comunque vedi dinamiche di coppia, com'è viaggiare in coppia in determinati paesi, e loro hanno fatto dei viaggi pazzeschi, per farvi degli esempi: Sudafrica, il Madagascar, la Polinesia francese, sono andati nell'isola di Pasqua, insomma hanno fatto veramente di ogni viaggio, molto simpatici e appunto indicati sicuramente per viaggi di coppia. L'altra coppia che invece vi presento si chiama Fatti di Viaggi. Fatti di Viaggi è un altro canale nel quale si fanno viaggi di coppia, perché appunto è gestito da una coppia di ragazzi. Loro si concentrano, almeno da quello che ho potuto capire, perché non li seguo da tantissimo, sui viaggi in Italia. Anche qua, amore per l'Italia, non ho potuto non nominarli in questo video, perché davvero loro principalmente visitano l'Italia, anche dei posti magari non particolarmente famosi, poi passano magari alla grande città, via dicendo, ma la cosa più interessante è che parlano di cibo. Quindi quando si parla di cibo, Giorgia è sempre presente. È un tipo di viaggio di coppia completamente diverso da quello che abbiamo visto in precedenza, perché se ci sono le coppie che vogliono andare in giro per il mondo, ci sono anche le coppie che vogliono viaggiare intorno all'Italia, che comunque vogliono rimanere in Italia e via dicendo, magari non dico per una questione economica, perché comunque sappiamo benissimo che la gestione economica dei viaggi dipende un po' dalla fortuna che hai nelle prenotazioni e anche dal tipo di organizzazione del viaggio, indipendentemente se è all'estero o nel nostro paese, ma comunque è una cosa interessante vedere un'altra coppia di ragazzi che fa dei viaggi diversi, se non altro. Hanno fatto chiaramente anche viaggi all'estero, però gestiscono principalmente viaggi in Italia, e questa è una cosa interessante e soprattutto che allarga un pochino la visuale su questo tipo di canali. Abbiamo poi The Random Walker, un canale di un ragazzo che praticamente fa dei video sullo stile documentario, quindi comunque lui ti spiega proprio anche a livello storico, a livello di posti e via dicendo, e ovviamente con degli intercalari simpatici, tutti i vari posti che va a vedere. Una cosa interessante è che lui è specializzato, passatemi il termine, in grandi camminate, quindi comunque è adattissimo questo canale alle persone a cui piace fare escursioni, trekking e via dicendo, non solo nei classici posti dove si fanno queste cose, ma anche in giro per il mondo, appunto. Quindi lui è un altro di quelli che va a visitare posti, città, grandi camminate, via dicendo. Assolutamente consigliato per tutti coloro che amano in generale camminare. Per esempio, io non amo camminare, quindi sicuramente io non replicherò mai le imprese di questo ragazzo, ma in ogni caso, per chi ama camminare è l'ideale. Quindi sia che siate da soli, sia che siate in compagnia, così vi darà sicuramente delle idee super super interessanti per farvi delle belle scarpinate estive o anche non estive, chiaramente. Un canale interessante non solo per i viaggi, ma proprio per il tipo di video, è MRNBD, ovvero Mr. Nobody. Io l'ho conosciuto con un tipo di video assolutamente fuori dal comune, cioè un video nel quale si autosfidava a invitare a fare un viaggio una ragazza conosciuta su Tinder. Definitivo. Infatti, il tipo di video che fa questo ragazzo, Andy, sono non prettamente dei travel vlog, mi era presa la vena inglese, ma sono dei video che si concentrano principalmente o su interviste in macchina, tipo da passaggi a persone un po' conosciute nel frattempo dell'intervista, quindi comunque di viaggi si tratta. Ma la cosa più interessante del suo canale, che riguarda i viaggi e con il quale voi stessi potreste avere ispirazione ad autosfidarvi, sono appunto queste sfide interessanti da cui lui parte per poi farsi un viaggio, come quella che vi ho nominato prima. O, se non mi ricordo male, si dà un limite, tra virgolette, di passi o cose del genere. Insomma, non mi ricordo nello specifico perché ne ho visti un po' dei suoi video, ma comunque andate a vedere quel video se volete fare qualcosa di un po' fuori dal comune. Quindi vi potete far ispirare
non necessariamente nella destinazione, ma nel modo in cui si va a scegliere un viaggio, a seconda di quello che uno, della pazzia che uno vuole fare quel giorno. Quindi se siete un po' folli, se avete già sperimentato tante cose, soprattutto quelle tradizionali, andate su questo canale e troverete pane per i vostri denti. Finalmente una ragazza, non so perché, ma è l'unica ragazza di questo elenco, a parte le ragazze che fanno parte delle coppie che vi ho nominato prima. Wildflower Mood è una ragazza che fa di professione la nomade digitale, alias una ragazza che gira con il suo bel portatilino in giro per il mondo, appunto. Fa viaggi principalmente wild, da qui probabilmente il nome. Non è quel tipo di ragazza che viaggia col trolley gigante pieno di trucchi e cose varie, ma è quel tipo di ragazza che al contrario viaggia proprio leggera, all'avventura, va in posti esotici, bellissimi. Sicuramente è l'ideale per il tipo di viaggio, non solo da ragazze chiaramente, ma sicuramente una donna vi potrà ispirare molto di più, ma anche per compagnie di amici e via dicendo. Insomma, i video che fa sono bellissimi, di una qualità fantastica. I posti che va a vedere lei te li spiega nella maniera più corretta possibile, perché chiaramente fa parte del suo lavoro. Nomade digitale ha il dovere morale di informare non solo per quanto riguarda il posto nel quale va come visitatore, come turista, ma anche informare su eventuali norme, su eventuali costi e via dicendo, non necessariamente con collegamento verso agenzie di viaggio o tour operator. Wildflower Mood è bravissima in quello che fa, quindi io ve la consiglio, anche perché rispetto ad altri fa anche proprio dei video specifici per quanto riguarda le norme e via dicendo, e in questo periodo penso che sia assolutamente necessario avere qualcuno che ci può guidare in questo senso, anche perché se vai a leggere i DPCM e cose del genere, ovviamente se ci stai attento puoi prendere appunti, ma è molto meglio avere una versione riassuntiva e colloquiale con qualcuno che ne sa sicuramente di più di te. Abbiamo poi i viaggi di Ale, Alessandro Marras, che anche lui viaggia un po' intorno al mondo, vede città, posti bellissimi, esotici oppure famosi, insomma mete turistiche famose, mete turistiche meno famose, con sempre uno stile tipo documentario. Ci sono due tipi di video principalmente sul suo canale: i video un po' più lunghi, che sono video esplicativi appunto di quello che vede, quindi proprio stile documentario, lui gira, fa vedere, e ogni tanto c'è l'intercalare musicale nel quale ci sono varie immagini, insomma, di quello che vede, di quello che visita, dove necessario poi ti fa la spiegazione di cosa stai andando a vedere, quindi utilissimo anche per chi può stare a casa, cioè non può fare altro che stare a casa, quindi che non ha la possibilità di partire. Se vedete i suoi video sarà come essere lì praticamente. E invece il secondo tipo di video che fa sono video brevi, prettamente musicali direi, nel quale lui fa una sorta di montaggio video, di videoclip, nel quale fa vedere i tratti salienti del posto in cui è andato, oppure fa vedere delle scene di un posto specifico, magari dalle varie sfaccettature in vari momenti della giornata. Video rilassanti, devo dire, ecco, se siete quel tipo di viaggiatori che hanno bisogno di rilassarsi, di farsi affascinare prima da un posto, prima di andarla a visitare, sicuramente lui vi saprà accontentare. Arriviamo in fondo al nostro elenco con Matteo Miraglia, così come The Random Walker, che invece è quello che fa le camminate, vive in sella alla sua bici. Io l'ho conosciuto perché è stato ospite nel salotto di Space Valley, che è un canale che sapete che segue con estremo interesse e che ogni tanto invita degli ospiti a essere intervistati dalle loro imprese, da quello che fanno e via dicendo. L'impresa è stato farsi un mega giro in bicicletta, fondamentalmente. Lui vive sulla sua bici, i suoi viaggi sono sempre in bici, lui non viaggia in macchina, non viaggia in treno, non viaggia in aereo, lui si fa i viaggi in bici, quindi la bici è il suo compagno di viaggio ideale. E so che non è l'unico, so che a tanti piace farsi i viaggetti in bici, farsi le escursioni, e sono sicura che tanti di voi vorrebbero provare a fare delle vacanze intere in bicicletta, compreso il raggiungimento della meta. Quindi sicuramente, a parte andarvi a vedere l'intervista con Space Valley, che è molto esplicativa perché lui in primis vi spiega qual è il senso della sua impresa, i video sicuramente vi ispireranno per questo tipo di viaggio che non fa parte della mia persona, ma sono sicura che a voi potrà interessare. Allora, ho fatto questo video non solo per le motivazioni che vi ho detto nell'intro, ma anche perché queste persone hanno veramente dei modi completamente diversi di spiegare e di farti vivere in un certo senso un viaggio attraverso uno schermo, quindi
sono tutti canali che secondo me dovete andare a dare un'occhiata fino a che non trovate quello che fa per voi in base al tipo di viaggiatori che siete. Io non vedo l'ora di partire, sono sicura che anche voi non vedrete l'ora di partire. Queste persone vi aiuteranno a capire qual è il modo migliore per mettere in atto un viaggio in un momento storico così difficile e difficoltoso, non solo a livello economico ma anche a livello di regole, perché la multa è in agguato dietro l'angolo e quindi è sempre meglio partire preparati a prescindere, ma soprattutto ora. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo video, ringrazio di esistere in un certo senso per darci ispirazione e anche inconsapevolmente magari delle informazioni carine in più, anche banalmente dei posti dove andare a mangiare o dove andare a dormire, il tipo di viaggio, insomma. Tutte queste piccole informazioni per i viaggiatori novellini come me sicuramente potranno essere super utili, ma anche per i viaggiatori più esperti che vogliono provare delle esperienze nuove. Ne conoscete altri di canali YouTube che parlano di questo tipo di contenuti? Fatemi sapere chi sono qua sotto nei commenti in modo da dare spazio anche a loro. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti in vista dell'estate, dei viaggi che si prospettano, condividete questo video su tutti i vostri social e se vi piace questo canale, quello che faccio, questo format, tutto quello che porto su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Gio Scrive, format che non vediamo da un bel po', invece con il prossimo Gio Consiglia ci vediamo il 17 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima e buon viaggio!